Che l'insolita paranza di donne tra i vicoli del paese non sia una rappresentazione fine a se stessa di un passato remoto trova conferma negli sguardi commossi delle nonne di Villetta Barrea al passaggio del corteo della Dodda, ovvero del trasporto del corredo nuziale della futura casa della sposa. Un rito tutto al femminile che ha avuto come teatro i paesi del Parco Nazionale fino ad inizio anni 70, riportati in auge dal 2005 nella forma della rappresentazione dall'associazione Pietra Mara, che si è rinnovata sabato scorso tra i vicoli del borgo che si specchia sul lago di Barrea. Protagoniste le donne del paese, ieri come oggi, la madrina di battesimo della sposa, le parenti più strette, le vicine di casa, amiche e conoscenti, con i materassi per la nuova casa degli sposi, cesti traboccanti di camicie da notte, tovaglie asciugamani e ancora portando in laica processione la cannatora, collana formata da chicchi d'oro di uva spina accanto a grani di ambra, simbolo di fedeltà. Coralli che i popoli antichi credevano fosse originato da gocce del sangue di medusa e propiziatore di fertilità femminile, le cioccaglie, gli orecchini d'oro e amuleti tra cui la corona del rosario, infine le tine di rame utili ad andare a prendere l'acqua alla fonte a chiudere il corteo. Uno sparsamento, la Dodda, in un mondo che non c'è più, ma vivo nella memoria di tutti gli abitanti e di chi è emigrato, che esprime il senso di unità della comunità, una profonda coesione che ora si sta perdendo. È proprio quello, lasciare la conoscenza, il ricordo, la memoria ai giovani di quello che era, ma anche di quello che è ancora, perché ancora in questi piccoli paesi alcune donne ricamano per le proprie figlie, per i corredi, insomma. Il senso del ricordo, il tempo soprattutto, l'importanza del tempo che hanno questi oggetti del corredo, quindi il valore che può avere un lenzuolo fatto a mano, per esempio, sono proprio opere senza valore, perché c'è il tempo che è cucito e ricamato in ogni pezzo, insomma.